Una buona serata, ben ritrovati con Dentro la Notizia 24 Extra Large. In apertura occupiamoci di agricoltura perché il settore dell'agricoltura è stato ed è in ginocchio dopo gli ultimi accadimenti meteorologici con significativi danni e ora si punta ad una mobilitazione per aiutare il settore. Il gruppo consigliare alla Regione Puglia, Puglia domani si è fatto portavoce alla luce delle preoccupazioni emerse sia a livello sindacale che i produttori stessi. Il gruppo politico rileva che è un problema che tocca tutti i territori, soprattutto le aziende vitivinicole. Inoltre stanno subendo ingenti danni per quanto riguarda la malattia causata dalla pioggia che colpisce l'uva da vino, esattamente la peronospora. Tra l'altro, in quelle zone i grappoli di uva sembrano bruciati. Bisogna fare sistema e fare insieme, soprattutto su queste problematiche, per cercare di salvare un comparto trainante per l'intera regione Puglia. Veniamo adesso alla cronaca. Il fenomeno delle baby gang a Roma, anzi a Bari, scusate, sta diventando un vero e proprio pericolo sociale. Ultimo aggredito in ordine di tempo è un attore teatrale barese. Da Bari ascoltiamo Imma Ceci, Teleregione. Non si fermano davanti a niente e a nessuno, trasformandosi in un vero e proprio allarme sociale. Bari impaurita dalla recrudescenza di baby gang sempre più agguerrite. Ieri l'ultimo assalto, questa volta ai danni del noto attore comico barese Dante Marmone. È stato lui stesso a raccontare lo spiacevole episodio attraverso i social. Mi hanno minacciato, scrive, hanno detto che mi massacrano la prossima volta che passo da Bari Vecchia. Nel nostro bello e oramai turistico centro storico, racconta l'attore, ho subito una violenza da giovani offuscati. Dalla loro ignoranza, la mia giusta reazione per una prepotenza subita, sono stato circondato da loro che, chiamandomi Natale, in riferimento alla serie TV Catene, quindi sapevano chi fossi, mi hanno ulteriormente minacciato. Non si può permettere, ha concluso Marmone dopo qualche ora, che per una sparuta minoranza si debba coinvolgere tutto il nostro centro storico, come si sta vedendo, fatto di gente laboriosa che sta contribuendo a dare un'immagine bella. Intanto, quella della Baby Gang è stata definita una vera e propria emergenza sociale in città, quasi quotidiana, che si inasprisce in particolare durante i weekend. Il modus operandi è sempre lo stesso: mentre il gruppetto di più giovani sceglie il bersaglio accendendo gli animi con stupidi pretesti, intervengono poi i più grandicelli con calci e pugni all'indirizzo del malcapitato. Adesso di economia, meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale per quanto riguarda la flat tax incrementale e prevede che viene sostituito con l'applicazione in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali in misura agevolata e sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima. Per il regime incrementale resta ferma la complessiva valutazione anche a fini prospettici. Si è conclusa a Foggia la riunione del centro operativo comunale del capoluogo Dauno dopo la rottura di una conduttura idrica che ha fatto rimanere senza acqua per 3 giorni e mezzo il capoluogo Dauno. Grazie a un lavoro in tempi rapidissimi dei tecnici dell'acquedotto pugliese, l'acqua sta lentamente e gradualmente ritornando in tutti i quartieri della città. Bisogna mettere in evidenza che sono 23.000 metri cubi di acqua che devono essere rimessi in immissione per non compromettere la rete idrica. Tra l'altro, si è saputo che gli ignoti hanno spaccato questa condotta da cui si è determinato il tutto, quindi una sorta di sbancamento che si è verificato e che ha lasciato per 3 giorni senza acqua i cittadini dauni. Continuiamo a parlare di economia, ma stavolta ci spostiamo a Cerignola nel Poggiano perché, come sapete, la settimana scorsa si è svolto il convegno sul Nero di Troia tra integrità e biodiversità. Tra le delegazioni presenti c'era anche le Slow Food Puglia. Noi abbiamo intervistato la vicepresidente Luisa Giuprina. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni del nostro telegiornale.
Luigi Giuffreda, vicepresidente Slow Food Puglia, a Cirignola si parla del nero di Troia tra biodiversità e non solo. Quanto è importante per voi come Slow Food parlare in un contesto come questo di Cirignola? Per Slow Food il vino ha è un punto focale, infatti dà la possibilità il vino di costruire un percorso per poter ridare un valore alle campagne. I vignaioli per noi non sono semplici produttori, ma sono custodi di biodiversità, perché loro conservano la natura del territorio, portando avanti una tradizione regionale o comunque territoriale. Tra l'altro il Nero di Troia è stato protagonista vincitrice qualche giorno fa anche di un importante concorso nazionale a Venezia, e quindi questo è anche più di un motivo di orgoglio anche per voi? Certo, il Nero di Troia è il vitigno della Daunia e del Nord Barese più importante, che in passato ha vissuto periodi non molto felici, perché è un vitigno comunque difficile, quindi i produttori adesso stanno cercando di dare più leggerezza ai vini per poterli anche rendere più accessibili ai palati dei consumatori. E adesso occupiamoci di cultura e socialità, perché il reparto di neonatologia del Policlinico di Bari ospiterà da oggi uno spazio sociale in cui il protagonista sarà la cultura. L'iniziativa, intitolata Libri su misura, è curata dalla Biblioteca di Cusa dell'Assessorato del Comune di Bari al welfare, un presidio di lettura per genitori dei neonati nato da una proficua collaborazione con le associazioni del territorio. Il progetto promuove la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, emotivo e relazionale. Tra l'altro, Luoghi Sociali per Leggere è una rete promossa appunto dall'assessorato al welfare del Comune di Bari, con oltre 180 tra enti ed istituzioni pubbliche e private. E adesso veniamo alla pagina sportiva, perché parte domani il campionato europeo Under 21 di calcio, in cui il protagonista sarà la nostra nazionale Under 21, che affronterà dunque un europeo che per due settimane terrà banco, dopo anche le condizioni legate alla National League, in cui l'Italia, della nazionale maggiore di Roberto Mancini, ha conquistato il terzo posto. Questo è il quadro delle partite in programma mercoledì 21 giugno. Sono ben quattro, quasi tutte in contemporanea, per il gruppo B Ucraina-Croazia, e poi per il gruppo A Georgia-Portogallo e Belgio-Olanda, e poi alle 20:45 per Roma Spagna. L'altra partita in programma giovedì 22 giugno è l'esordio della nostra nazionale, che affronterà la Francia alle 20:45. Poi le altre sfide di giovedì saranno Cechia-Inghilterra, Germania-Israele e Norvegia-Svizzera. Va ricordato che il campionato europeo si svolge in due nazioni, Georgia e Romania. Ovviamente, come abbiamo fatto per la nazionale maggiore e di calcio, anche l'Under 21 la seguiremo attraverso i servizi, i risultati ed i commenti che arriveranno nel corso della kermesse europea Under 21. Bene, è tutto per questa edizione di Dentro la Notizia 24 Extra Large. Il nostro appuntamento è per domani alle 12:30 con Mattina 24 Live. Continuate a seguirci sui nostri canali social. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.